altro tuo quadro che colpisce in particolar modo o che ti è rimasto di più nel cuore? Beh, sì, il quadro con cui ho aperto la mostra è l'albero di Klimt, è una riproduzione dell'albero di Klimt, del famoso dipinto di Klimt, che è composto da oltre che da quell'albero anche da altri elementi. Ma io ho preso in esame solo l'albero e da lì è stata sviluppata tutto il percorso dei quadri che ci sono nella mostra, che sono appunto legati all'albero, o perché sono alberi dipinti, o perché sono fatti con il giornale o con il legno, o perché delle sensazioni che io ho provato, come l'albero che ha dei significati veramente enormi, no? Le nostre radici, le nostre tendenze, la chioma vuol dire quanto vogliamo andare su, i rami che si espandono. Quindi tutti questi quadri sono legati a questi significati conduttore dell'albero, sì. E quindi, ma io li amo tutti i miei quadri, li amo veramente tutti, chi più chi meno, però non ho una preferenza su quello che dipingo. Magari qualcuno che è brutto, che a me sembra brutto, lo metto da parte, poi lo ritiro fuori, lo rivaluto. Beh, sono tutti figli, insomma. Certo. Prossimi progetti? Guarda, non potrei sapere niente, sicuramente continuare a dipingere. Ok, Rita, io ti ringrazio per l'intervista e spero di rivederti in una prossima esposizione tua personale. Me lo auguro anch'io e grazie. Tourner des rivières, porter des poids, traverser des mers, je saurais faire défier des machines, narguer des lois, les foudres divines, ça m'effraie pas. C'est prendre un coup, rendre si, river des clous, ça j'ai appris. J'suis pas victime, j'suis pas colon, pour qu'on m'habille. Je sais les hivers, je sais le froid, mais la vie sans toi, je sais pas. Violence,
Benvenuti alla nuova edizione del TG degli eventi, io sono Stefania. Allora, martedì 18 ottobre alle 10 a Orvieto, educazione all'ascolto musicale a cura del maestro Riccardo Cambri, ingresso libero. Invece, alle ore 16.30 a Viterbo, alla Sala Teatro Murialdo, un concerto dell'Orchestra Sinfonica di Kinshasa, diretta dal professor Alberto Pellieser, matematico e musicologo, ingresso libero. Alle ore 18, alle 20.30 al Cinema Lux a Viterbo, I volti della via Francigena. Verrà replicata mercoledì 19, sempre con lo stesso orario, alle 18 e alle 20.30. Questo è un film documentario sui luoghi e le persone che popolano un meraviglioso cammino. Poi, passiamo al giorno, sempre a mercoledì 19, alle 16.30 a Montefiascone presso la Biblioteca Comunale, le province romane del Nord Africa, una conferenza a cura del professor Settimio Laporta. Sempre mercoledì 19 ottobre alle 16.30 a Viterbo, alla Sala Teatro del Murialdo, storia dell'arte rinascimentale, Dosso Dosso, l'audaci imprese, a cura della professoressa Barbara Aniello, storica dell'arte, musicista, musicologa. L'ingresso è libero. Alle 18.30 a Montefiascone, dalla rabbia all'amore, io sono, io sento, perché la rabbia? Parlare di emozioni ai bambini e agli adolescenti. E gli incontri sono tenuti dalla dottoressa Stefania Trapè, aperti a bambini, ragazzi e ai genitori. Il costo dell'incontro in questo caso è 10 euro. Per questa edizione è tutto, a risentirci alla prossima.